Buongiorno e bentornati tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale se per caso non lo siete e ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Come sempre vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale perché le statistiche le vedete anche voi attualmente sullo schermo e possiamo migliorarle. Un'iscrizione per voi non costa niente, per me vuol dire tanto e vuol dire che apprezzate i miei video e soprattutto che posso migliorare nel farli e portarveli qua sul canale. Dai, è un po' che non si parla di Cyberpunk, aspettando il Next City Wire 3. Per avere qualche altro dettaglio succulento, possiamo parlare delle news date su Twitter o social di riferimento della casa polacca CD Projekt. Ora, in realtà, tralasciando le solite cose che oramai vengono riproposte in tutte le salse e che ovviamente di cui tutti parlano, quello di cui volevo discutere un attimo è la micro shitstorm, diciamo una shitstormina, che si è scatenata riguardo all'annuncio che in multiplayer, quindi quando uscirà il multiplayer di Cyberpunk, ci saranno le microtransazioni. Ora, facciamo un attimo un passo indietro. Scendiamo la nostra coscienza da videogiocatori incalliti di hype, in hype totale, per ovviamente il titolo di Cyberpunk, da quella coscienza normale e logica di cui tutti siamo forniti. Chi più chi meno. Cyberpunk è un prodotto, di culto no, su cui un'azienda deve guadagnarci. Il progetto ha un costo tot che normalmente viene coperto dalla vendita del videogioco. Le DLC hanno un costo tot che, se sono gratuite, ovviamente non vengono coperte dalla vendita del videogioco. Tutte le patch e il lavoro successivo all'uscita hanno un altro costo tot che, ovviamente, non vengono coperte dalla vendita del videogioco stesso. Quindi, un'azienda, dopo aver prodotto qualsiasi cosa, se deve migliorarla, aggiustarla o servire, dare un servizio ulteriore al mero prodotto stesso, quindi all'uscita del videogioco, deve in qualche modo continuare a guadagnare. È una cosa banale che normalmente tutti si dimenticano appena gli vengono gli occhi rossi. Ora siete arrivati dove sono arrivato anche io? Ma che cazzo di shitstorm ci deve essere se dopo l'annuncio che tutte le DLC saranno gratuite, che verrà inserito praticamente qualsiasi cosa che la community stessa ha richiesto e che cazzo gli serve una shitstorm se nella modalità multiplayer ci saranno le microtransazioni? Ma voglio dire, ma in GTA nessuno si lamenta. In qualsiasi gioco in realtà dove ci sono le microtransazioni, nessuno si lamenta delle microtransazioni. Questo perché non sono soldi che devi usare per forza, ma sono soldi che puoi usare a tua discrezione per avere qualcosa che se no normalmente non avrai mai. Questo è fatto perché, come tutte le aziende, la CD Projekt deve comunque guadagnare su quello che dovrà fare nel post vendita, perché se no i dipendenti non li paghi e se non paghi i dipendenti il gioco muore. Lì, come è uscito sugli scaffali, e muore pure l'azienda. E allora, dopo aver fatto questo discorso, che le microtransazioni servono per avere delle armi speciali, delle skin speciali, dei potenziamenti speciali, dei genitali speciali, dei cervelli speciali, perché, visti i discorsi che ho letto sotto gli articoli che parlavano di questo, servono veramente dei nuovi cervelli. A che cazzo serve indignarsi? A nulla. Non volete spendere? Non spendete. Non è un gioco PvP, non si vince nulla, non ci sono classifiche, non si guadagnano soldi. Quindi, sta shitstorm, a che cazzo è dovuta? Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Ovviamente ci si becca in giro per Night City appena uscirà il gioco. Ciao a tutti!